che scriviamo apposta male su noi stessi perché ci piace far vedere che siamo personaggi scomodi. Quindi no, in realtà non dovevo dirlo questa cosa qua. Finisco sempre per dire la verità alla fine. Disastro. Mentre sul fatto che fossimo militanti dei superiori, io in realtà avevo solo l'agenda di cuore perché andavo tardi a settembre a comprare l'agenda e rimanevano solo queste qua, perché la smemoranda andava via. E io ero sempre. Era la seconda scelta quella. Compravo l'agenda che era già iniziata la scuola e quindi andavo lì, c'era. Quanti ne tornavano indietro? Poche, la vita è sempre una delusione, stampavano poche anche. Ok. Ah. L'ABC, dov'è? Adesso vi spacco le orecchie, un pochino. Ah, è una cosa molto familiare, dai, siamo qua. Okay. Quindi dobbiamo ripetere tutto da capo. No. Guarda, è meglio di no. Perfetto, quindi. La scaletta è molto chiara, l'introduzione sulla scuola di etica e politica di Gianluca non può farci che riflettere un attimo su alcuni concetti o alcune parole, insomma, perché quando si parla di etica è un concetto molto vasto. Che io non definirò. Cioè, non sperare. Cioè, lui spera di cavarsi dicendo cos'è l'etica? E io qui parlo un'ora, cos'è la politica? Perché questo non è un incontro sulla filosofia. È un incontro sulla politica. Lo tocchiamo di lato. La politica, cioè, adesso parleremo più che altro di satira. E la satira per forza di cose è legata alla politica. Tu sei d'accordo? No dai, per te gli scherzi, parliamo di quello che volete, ovviamente. Per me l'etica e la politica sono cose molto importanti, quindi volentieri, cioè, non sono certo un maestro, ma se chiacchieriamo su questo, secondo me non fa male, insomma. Mi sentite, no? Anche così penso. Sì, sì, infatti. D'altra parte facevo le feste di cuore a Montecchio, c'erano 7 milioni di persone, cioè, avevamo degli altri microfoni, ma insomma riuscivo a farmi sentire. No, secondo me la cosa da cui partire forse è che veramente, poi se vi annoio ditemelo, mi fermo, parlate voi, cioè vi dico, insomma, chiacchieriamo insieme, tanto Andrea, sapete anche voi, insomma, fa quello che può, quindi siamo qua, ci arrangiamo tra noi. No, guardate le cavolate, veramente, ma io ho sempre pensato che la satira e l'etica avessero moltissimo in comune, realmente, perché la satira è essenzialmente un fatto etico. Abbiamo sempre pensato, scritto, detto, proclamato, ma proprio anche fatto, insomma, adesso non per fare la scuoletta, però per me è importante, perché tanta gente pensa che, dato che pensa che satira e umorismo siano la stessa cosa fondamentalmente, perché poi tutte e due in qualche modo fanno ridere, no? Allora, visto che si fanno ridere, cioè, dalla barzelletta politicamente scorretta alla satira è la stessa cosa, e invece c'è una differenza veramente molto 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 forte, e forse con una piccola forzatura si può dire che la differenza sta veramente nell'impegno e quindi nell'etica, perché l'umorismo è la cosa che fa ridere e che ha come fine il far ridere, semplicemente, quindi qualunque cosa, va bene la barzelletta, perfino quando l'umorismo tocca la politica, lo scopo fondamentale è appunto far ridere, con un effetto poi che è quello che io, insomma, con pochissima originalità chiamo l'effetto bagaglino, appunto, no? Cioè che poi quando l'umorismo tocca la politica, dato che vuole solo far ridere, finisce anche un po' per vocazione, se volete, interna, insomma, un po' per questo strano paese in cui viviamo, ma anche effettivamente perché lo scopo poi è fondamentale, finisce per essere molto complice del soggetto di cui fa ridere, insomma, quindi fare il suo gioco sostanzialmente. La satira è esattamente il contrario, cioè la satira
Allora, in qualche modo l'umorismo davvero si rivolge, paradossalmente, l'umorismo ha come bersaglio, ma anche come interlocutore, il potere. Cioè io faccio una barzelletta su Andreotti, ma la faccio per far ridere anche Andreotti, e quindi rido con Andreotti, tant'è vero che poi Andreotti sale sul bagaglino ed è contentissimo di questa cosa, è il giullare di corte proprio, cioè il re vuole che io lo faccia ridere, perché altrimenti si annoia, questa è la cosa. La satira, e guardate, non è fatto una differenza sottile, non ha mai come interlocutore il potere o la persona o l'istituzione o la cosa che prende a bersaglio. La satira ha come interlocutore la gente, adesso dire la gente sembra un'altra cosa, cioè comunque come interlocutore ha veramente le persone, e quindi l'oggetto è il potere, il malcostume, quello che vi pare, ma l'interlocutore non è il potere, l'interlocutore sono le persone. Allora è per questo che la satira, è sostanzialmente, quando è satira davvero, è in qualche modo, non dico rivoluzionaria, è una parola equivoca, ma eversiva sì, cioè per forza, lo è intrinsecamente, e se è eversiva, secondo me è politica per la mia concezione della politica, e se è politica è etica per la mia concezione dell'etica, del rapporto fra etica e politica. Quindi alla fine, ridendo e scherzando, realmente l'etica è una, non solo è una parte fondamentale della satira, ma è ciò che la distingue veramente dall'umorismo. E in entrambi i casi si usa il far ridere, ma in un caso il far ridere è solo uno strumento, nell'altro caso è lo scopo, e tra scopo e strumento c'è una bellissima, cioè c'è una grandissima differenza, ovviamente. Cuore ha fatto questo finché ha potuto, insomma, ovviamente. Cuore era sottotitolato settimanale di Resistenza Umana, se non sbaglio. Sì, sì, non sbagli. E questa parola resistenza era messa lì per, con anche una, per segnare una connotazione con un retroterra storico, cioè, o... Sì, noi abbiamo sempre scelto alcune parole. Allora, nei titoli satirici così l'effetto deve essere immediato, folgorante, insomma, scatta l'ora legale, panico tra i socialisti, cioè è un titolo che non ha bisogno di spiegazioni, cioè è molto diretto, voglio dire, ma anche a dimenticare Togliani, cioè cose così ne abbiamo fatte di tutto e di più. Quando usavamo le parole invece, per spiegare, perché poi una delle caratteristiche di Cuore era che non faceva solo satira, ma aveva tutta una parte programmaticamente giornalistico seria, no? Quindi c'era anche un utilizzo delle parole serie. Cioè, le parole secondo me funzionano molto, sono molto evocative quando hanno più significati, e soprattutto nei titoli, così funziona anche con i libri, funziona così. Allora, in Resistenza c'erano almeno tre livelli, cioè intanto non era un caso appunto che non abbiamo scritto settimanale di satira, appunto, perché ci sembrava che quello si andava spiegato, era equivoco, era riduttivo rispetto a quello che facevamo noi, e quindi il primo livello è stato, se non lo chiamiamo di satira, come lo chiamiamo, insomma, no? E poi sì, Resistenza Umana, c'era dentro davvero tanta roba, e oltretutto forse spiegarlo qui non solo in generale, cioè è bene che ognuno ci trovi quello che vuole, come infatti, però è vero, so, cioè c'è sicuramente quel retorico. Perché sono trovato io adesso, perché io sto improvvisando. Sappiamo che non ti sei preparato. Resistenza. No, ma comunque sì. Cioè, allora, le parole non sono mai a caso, noi sicuramente non abbiamo, e tutti i significati che hanno le parole vanno bene, quindi Resistenza Umana voleva dare chiaramente una caratterizzazione che comprendeva la politica. Poi di nuovo torniamo all'etica, perché politica può essere un po' riduttivo, se dici umana, dentro c'è anche la politica, ma c'è anche altro, ovviamente. E Resistenza sì, aveva tanti significati, insomma, forse l'unico che non aveva, questo lo posso dire, ma non per prendere distanze scioccamente da qualcosa, ma, ecco, non c'era, non eravamo neanche quella generazione lì, noi non avevamo, sicuramente nessuno di noi, il mito della resistenza incompiuta, questo lo posso dire, ma che la resistenza fosse un riferimento, e sia tuttora un riferimento importante, credo, per chi fa le battaglie civili in questo paese, io non mi vergogno affatto a dirlo, anzi lo rivendico assolutamente. E Cuore invece fino a quando ha resistito? Cuore ha una storia un po' particolare, non so se la sapete già, se vi annoio, se serve che la dica, insomma, in due parole. Allora, Cuore, penso lo sapete tutti, ha fatto 100 numeri esatti dentro l'Unità,
e lì era semplicemente, cioè era stata una cosa grossa, perché l'unità con Tango prima, insomma, avere quattro pagine dentro di satira vera a tutto campo, compresa la sinistra, è stata una cosa comunque grossa. Il Male, che era il giornale ancora precedente di riferimento, che aveva portato molti vignettisti, molta gente, era comunque un giornale non dentro l'unità, cioè non, era un giornale autonomo. Quindi, allora, il percorso è stato Il Male, grande esperienza satirica italiana, insomma. Poi questa stranissima cosa, va detto, insomma, di un giornale di satira libero realmente, che era Tango, dentro l'unità. Finisce Tango non per censura, così per ragioni legate, per scelte di Sergio Staino, che l'aveva fondato e diretto, insomma. Chiedono a Michele Serra, e poi Michele ha chiesto a sostanzialmente due persone, una ero io, insomma, di rifare quell'esperienza lì. Noi ne abbiamo fatto più una totalmente diversa, secondo me. A quel punto è stata una scelta di cuore, questo lo dico di cuore, del giornale Cuore, quella di tornare fuori dall'unità, cioè di tentare la strada dell'edicola da soli, insomma. Allora, dentro l'unità andava benissimo, davvero, cioè, vendeva un sacco di copie lunedì e ok. Quando abbiamo pensato che potevamo tentare in Italia la difficilissima sfida dell'edicola, perché poi sapete, uno dei problemi sembra piccolo, ma uno dei problemi dei giornali in Italia è proprio la distribuzione, cioè il fatto che ci sono tanti, cioè l'Italia è molto distribuita, i punti di vendita sono tantissimi, per quanto fossero solo le edicole, e ci sia tutta la polemica sul fatto se aprire o no ad altri punti di vendita, però anche solo raggiungere le edicole, cioè tu per mandare tre copie in tutte le edicole devi tirare 300.000 copie, no, un po' meno, so, come devi fare tirature mostruose, hai il problema di avere, cioè è un problema serio, banale ma serio, insomma. Quindi era una sfida grossa quella. Per andare in edicola serviva un editore. L'abbiamo cercato e trovato facilmente, nel senso che è venuto fuori un signore che noi conoscevamo in qualche modo, che si presentava come editore puro, tra virgolette, cioè uno che diceva io faccio il giornale per fare dei soldi, mi va bene farlo, mi va bene che lo facciate voi, insomma. Poi in realtà, insomma, c'erano delle ragioni. Questo signore era uno dei cinque top manager della Mondadori, usciti dalla famosa questione che poi ha portato al lodo Mondadori, insomma, cioè era la generazione precedente a quella attuale della Mondadori, sapeva fare i secondi giornali, era pieno di soldi, e ci aveva detto che in qualche modo grazie a Cuore aveva ricominciato a parlare con i figli, e quindi poi stava per, appunto, era uscito dalla Mondadori con una liquidazione ultra miliardaria, cifre che non saprei neanche dire perché non mi vengono proprio, forse potrei scriverle su una lavagna, ma si stava in qualche modo prepensionando, il giornale andava bene, c'era una scommessa seria dietro, e abbiamo detto va bene, cioè patti chiari, amicizia lunga, lo facciamo, insomma. È stato così in effetti, perché lui poi vedeva il giornale in edicola, cioè questo ve lo posso garantire, non ha mai né telefonato, non ci ha mai neanche provato a telefonare per sapere, non telefonava neanche il giorno dopo, per dire la verità. Aveva le sue ragioni, visto che vendevamo 180.000 copie, cioè come Repubblica praticamente, credo che costando un milionesimo di quello che costava fare Repubblica, io penso che lui, non è per essere volgare, ma questa è la storia di Cuore, cioè credo che lui nei primi due anni abbia guadagnato altri miliardi su Cuore, veramente, perché pensate a un settimanale che vende 180.000 copie vere, regolarmente in edicola, quindi è veramente la tiratura, cioè è veramente il venduto, non dico di Repubblica, ma quasi, insomma, e che viene fatto da due giornalisti e 20 collaboratori mal pagati, cioè poca carta, quasi niente rese, cioè, è stato un fenomeno anche editoriale pazzesco, cioè, ha fatto bene i suoi conti, insomma. Cosa è successo alla fine? Che lui in realtà non si è prepensionato, perché tuttora, se voi vedete i tamburini, c'è, cioè anche adesso, poi la Condé Nast, multinazionale dell'editoria, insomma, quella che fa Vogue sostanzialmente, tutti i Vogue, le 20 riviste che si chiamano Vogue, l'ha chiamato a dirigere, appunto, a fare l'amministratore delegato di Condé Nast Italia, quindi di Vogue Italia.
E quindi Giocattolino era un po' meno interessante per lui, non c'era neanche ancora il calo di copie, insomma. Per cui banalmente è successo che appunto il giornale andava talmente bene che per altri, allora, i primi 2 anni, appunto, trionfo assoluto, molti soldi, ok. Altri 2 anni in cui lui non aveva perso ogni interesse a questo giornale, ma neanche gli dava praticamente da fare, insomma. Poi il cuore ha chiuso perché in un ponte dei morti, novembre del 76, non vorrei sbagliare, sì, 76, io ero già via da 3 anni, però continuavo a scrivere, facevo delle gran paginate, facevo la mia rubrica, so, però io e anche Michele eravamo già venuti via, io ero venuto via alla fine del 93, Michele 6 mesi dopo, comunque, come fanno tutti i padroni, insomma, i proprietari di testate, sì, più elegantemente detti. Visto che non se ne usciva, era cambiato il direttore, insomma, in un ponte dei morti, la redazione è, insomma, finita questi 2 giorni di vacanza, è tornata in redazione, ha provato a entrare e non è potuta entrare perché questo signore elegantemente aveva cambiato le serrature della porta e aveva sequestrato i computer, il giornale, eccetera, eccetera, e il cuore è finito così. Questa è una storia, non so quanto, cioè, comunque pubblica, comunque non è che la svelivo per la prima volta, però sicuramente non è che ha fatto il giro del mondo, quindi alla fine poi questo è anche un pezzo di storia di come una testata autonoma, indipendente, che comunque ha bisogno, ovviamente, cioè che ha fatto anche la scelta di non essere autogestita, nel senso di autogestita anche dal punto di vista proprio della banalmente commerciale, del management, insomma, che ha cercato un editore, insomma, che faceva poi questa cosa per soldi, ma per soldi in questo caso non è spregiativo, cioè uno può fare come uno fa altri mestieri, ma investe in una cosa, no? Garantendo l'assoluta libertà e autonomia dei giornalisti, ma comunque una testata così che ha scelto appunto di non autogestirsi completamente, anche in qualche modo credendo, non per pigrizia, anche credendo che c'erano diversi mestieri, che forse era bene, insomma, che garantita la totale autonomia dei giornalisti, di chi ci scriveva, dei collaboratori, ci fosse qualcuno che sapeva fare bene il mestiere di confezionare il giornale e di venderlo nel modo giusto, no? Però poi uno degli esiti possibili è anche che tu vai in redazione e trovi le chiavi della struttura cambiata e non puoi entrare e il giornale finisce così, cioè non è che c'è un'avvertenza o un dibattito a tavolino e dici trattiamo, se ti cambia la serratura non tratti molto, insomma, a proposito di etica sempre. Da allora sono passati 11 anni. Il fallimento ufficiale poi è stato decretato nel 97, quindi sono 10 anni esatti adesso. Insomma, qualche giornale ha ricordato questo decennale senza cuore, appunto. Ma, sì. E in questi 10 anni tu hai notato un cambiamento nel rapporto tra la politica e la satira? Ma detto così non saprei tanto dire. Cioè, nel senso che c'è stato ancora, tutto sommato, a parte gli ultimi anni, c'è stato ancora parecchio spazio, direi, per una satira in televisione, no? Quello abbiamo visto, insomma, appunto, fino a un certo punto, dopo più anche quello. Sui giornali no, però non mi sento di dire che, penso che nessuno lo sostenga, insomma, che questo sia un problema della politica, insomma, è una domanda, la domanda, insomma, io riformulerei, ci mancherebbe. Vengo lì e mi fai le domande, cioè. Oggi siamo messi d'accordo, volevamo picchiarci, quindi... studi di più la prossima volta. No, effettivamente la domanda, ma che ho anch'io, davvero qui non ho una domanda, e me l'ha detta Gianluca, ha detto gli fai questo, che adesso non la ricordo bene come l'avevi formulato. Allora, visto che è presente, che è qua, possiamo chiederlo direttamente a lui. Sì, ma io volevo sapere se oggi c'è ancora possibile fare satira, cioè nel senso che si discute su, cioè ad esempio, non so, uno come Travaglio appunto si domanda quanto il giornalismo sia libero, quanto il giornalismo sia svincolato comunque dalla politica. Quindi se il giornalismo, diciamo, che avrebbe in parte comunque forse più mezzi, diciamo, rispetto alla satira,
ho più possibilità. Diciamo, non è totalmente libero, o è scarsamente libero. Oggi la satira, che è un fenomeno comunque diventato minore nel nostro paese anche a seguito di vari editti che ci sono stati, cioè può ancora, diciamo, essere satira appunto perché è indipendente e libera dalla politica, oppure la politica, diciamo, ha tentato anche di ingabbiare la satira? No, guarda, io appunto non sono d'accordo su questa cosa che dice Travaglio, lo so che lo dice, ma non sono d'accordo perché non ci sono stati, secondo me, cambiamenti significativi, cioè sempre la politica cerca di ingabbiare la satira, cioè non è che con noi non ci provassero, oppure, ma anche prima di noi, cioè, e non si vede perché non dovrebbe fare, nella loro logica, no? E che il giornalismo sia, io non so, forse oggi il giornalismo è meno libero di 10 anni fa, ma non sono neanche così sicuro, cioè il problema è perché nessuno, ma dovete chiederlo anche, cioè io so perché non lo faccio, ma insomma dovrei chiederlo anche a me al limite, ma perché nessuno, cioè tre giornalisti oggi liberi che possono fare la satira, ci sono sicuramente, se non ci sono è colpa loro, cioè non è colpa di colpo o causa di nessun altro, cioè non vedo cambiate delle situazioni oggettive, giornalisti servili e asserviti sono sempre stati, sono forse stati sempre la maggioranza, ma appunto nessuno ti impedisce di… Io penso che ci sia anche lo spazio, come dire… Perfino lo spazio economico, insomma, per fare una cosa di questo genere, non credo che si siano cambiate, io non ci credo, insomma, ai cambiamenti, cioè al fatto che qualcuno ti impedisce, cioè sono sicuro che qualcuno ti impedisce di fare satira in televisione, perché la televisione ha un padrone, o due, o quelli che non più di due, come sappiamo, cioè, che qui è, però se tu fai una cosa per conto tuo, dov'è il problema? Insomma, quindi la mia vera domanda è, e davvero tanto non lo so bene, perché oggi non c'è nessuno che tenti una cosa così, non credo nemmeno alla risposta più sofisticata, sto per dire più intelligente, ma è offensivo, la risposta più sofisticata che si dà oggi a questa domanda è, la realtà è sempre più autosatirica, cioè fa sempre più ridere, cioè quello che vediamo, beh, ieri per esempio, credo che l'abbiamo visto, cioè per me, parlo per me ovviamente, sono qua io, quindi parlo per me, no, parlo davvero unicamente per me, lo dico per correttezza, ma per me, che pure avevo lacrime agli occhi, non da ridere, ma lo spettacolo di ieri del Senato era satira pura, era difficile immaginare qualcosa di più satirico di quello che si è visto ieri, dal primo all'ultimo minuto. Però questa, che appunto è la ragione sofisticata, non spiega tanto, insomma. Io so perché non la fanno più quelli che hanno fatto quell'esperienza lì, perché ci sono davvero delle cose che tu fai in un'epoca della tua vita, ma non per stare, cioè sono delle cose che si esauriscono, quello che dice Prodi che non faccio, di non essere un uomo per tutte le stagioni, credo che noi lo siamo stati davvero, cioè né io né Michele Serra faremo credo più oggi un giornale di satira, ma non per ragioni, non per meno libertà, per meno voglia, perché siamo invecchiati 10 anni, perché se tu fai una cosa, in qualche modo le cose le fai, le porti, cioè le fai anche in qualche modo bene, funziona, cioè finiscono, insomma fare le brutte copie delle cose che hai già fatto non piace a nessuno alla fine, no? Io comunque faccio altre cose, sono contentissimo delle cose che faccio, vedo una continuità molto precisa dentro di me nelle cose che facevo 10 anni fa e quelle che faccio oggi, il problema è non ci sono eredi forse per questo, ma questo è un problema generale, non riguarda la satira, non ci sono eredi quasi per nulla, quindi è un problema molto più ampio, generazionale e non solo. In fondo questa società davvero, cioè alla fine poi non ha eredi per nulla. Però insomma voi dopo 10 anni non l'avete fatto, invece se chi dopo 10 anni sta facendo la brutta copia del governo di 10 anni fa. Ah sì, sono più, loro sono, forse hanno meno, hanno meno remore a fare, forse sono più bravi a fare satire come pensa voi, cioè, sono sicuramente bravissimi a fare, cioè fanno molto ridere, io credo che facciano davvero molto ridere. Quindi, una, sì sì, assolutamente sì, fanno la politica e la satira, gli manca l'etica però, come dice, fanno la politica e la satira e gli manca l'etica, perfetto, sì, esattamente come, sono tornati al punto di partenza, esatto, e tutto torna, è finito. Esatto, domanda del pubblico, come se ci fosse differenza fra me e il pubblico, io non mi sento pubblico. Vabbè, scherzo a parte, se avete qualche domanda. Ecco, scherzo a parte, non è satira, è umorismo. Il ghignazzo. Forse. Beh, una curiosità allora, giusto per rimanere sulla storia di Cuore. E quando Cuore ha chiuso, come mai non vi si, la redazione che ha vissuto questa cosa sulla sua pelle non si è attivato per trovare un altro editore?
per proseguire comunque? No, no, ci hanno provato, ripeto, io non c'ero più, ma ci hanno provato. Chiaramente anche il tempo delle vacche grasse era finito, perché questo è normale che sia così, insomma, cioè è difficile pensare a un settimanale di quel genere lì che tenga le 180, le 200 mila copie per... Cioè, noi quando vedevamo i dati dicevamo, ma se duriamo così 2 mesi è già un fenomeno mondiale, è durato 2 anni, cioè veramente, cioè, poi, però le 60.000 copie va benissimo, cioè io mi ero perso un po' di dati, mi ha preso un colpo, giuro, quando penso un mese fa ho scoperto che Manifesto, Unità, Liberazione Insieme non fanno le 100.000 copie, quando Unità ne faceva da sola 300.000, il Manifesto ne faceva comunque 40.000, Liberazione ne faceva comunque 25.000, cioè adesso non arrivano alle 90.000, neanche le 100, tutti e tre insieme, no? Compreso Unità, quindi per dire, oggi fare un giornale che facesse anche solo 50.000 copie vorrebbe dire fare una cosa che vendi più di Unità, che vendi il doppio del Manifesto, il triplo di Liberazione. Allora appunto so che chi era rimasto ha cercato, non si è trovato un editore che accettasse di fare questa cosa e non c'erano neanche le condizioni soggettive, cioè di chi era rimasto, per fare una, per tentare un'esperienza impropria, anche perché a quel punto lì, guarda, io per esempio una cosa che sembra una parolaccia, però cioè la parolaccia è professionalità, cioè comunque fare un giornale anche appunto alternativo, anche, ma farlo bene, cioè con gli strumenti giusti, con, non in modo ricco, non in modo né ricco né tantomeno sovradimensionato, no, da tutti i punti di vista, ma comunque a cuore credo, adesso c'ero io, non dovrei dirlo, insomma, credo che fosse un giornale anche professionale, un po' della ragione del suo successo era che era un giornale comunque professionalmente fatto molto bene, cioè c'erano delle professionalità serie dietro, no? Questo vale anche per la tipografia, per la grafica, per la tipografia. Allora non, oggi appunto il problema vero è che fare un giornale tecnicamente, professionalmente buono, insomma, e costa davvero, costa, insomma, quindi io credo che, ecco, qui forse si è molto ridotto lo spazio per i giornali, come dire, autogestiti, oppure è più facile farli in una piccola realtà locale, cioè se tu vuoi fare una cosa nazionale, autogestita, abbiamo visto, sono altri esempi, però la grande fatica di avvenimenti, cioè, dei giornali in qualche modo che hanno fatto quel percorso lì, cioè di essere giornali autonomi con un editore, oppure, con, oppure autogestiti, no? Cioè anche il Manifesto, appunto, che poi è autogestito fino a un certo punto, perché insomma, in qualche modo ci sono comunque un po' di finanziamenti, come giusto che sia, pubblici, un po' di cose, però insomma, i conti economici sono duri da fare oggi, insomma, quindi allora nel 97 so che ci avevano veramente provato e non c'era stata possibilità per nessuna delle due strade, insomma, né un editore che prendesse in mano questa impresa che non era più da 200.000 copie, né una cooperativa di giornalisti che potesse essere in grado di reggere l'urto dell'edicola, perché la sfida era quella lì. L'altra strada era fare un giornale, credo che avessero pensato anche quello, un giornale solo per Roma o Milano, per esempio, però a parte la discussione, che è comunque una scelta dolorosa, qui c'è sempre il discorso di prima, cioè io guardate oggi, adesso dirò forse la più grossa eresia della serata, però seriamente mi chiedo se valga la pena, cioè resistenza per esempio è la parola che usavamo noi per fare cuore, è la parola che usa il Manifesto, io vengo da quell'esperienza, io vengo proprio dal lontanissimo Manifesto, no? Essendo ben più anziano di voi, insomma, o di gran parte di voi, però io per primo, con tutto il legame anche affettivo e emotivo che ho per un giornale così e anche per il significato che ha resistere con un giornale così o altre cose, però un po' mi chiedo, quasi contro me stesso, se davvero ha senso fare un giornale che per forza di cose è brutto, in quel caso non dico il Manifesto, dico voglio dire, fare un cuore che era un cuore bello e di successo, successo vuol dire che arrivava veramente tanta gente, lo leggeva, guardate che c'erano delle mattine a Milano, ma anche a Roma, che poi forse avrete provato anche voi, che non si poteva entrare in metropolitana, perché c'era questo, cioè la gente aveva tutti in mano, cioè erano tutti con il giornale così, c'era, la metropolitana di Milano per 2 anni è stata tappezzata, non le locandine, cioè la gente che era in metropolitana, il giorno di uscita del giornale era,
si vedeva solo quello. Allora, fare un'altra cosa che si chiama così, ma piccolina, fatta male perché non c'è i soldi, io non so se sia poi la cosa migliore da fare. Ripeto, sì, ci sarebbe un significato di resistenza, ma c'è anche il dispiacere di dire, ma forse non vale la pena fare, appunto, fare la bruttissima copia di una cosa che se poi, forse, non so, pensiamoci un attimo. Credo che anche i miei amici, sono i miei ex colleghi, così, abbiano fatto tutti questi ragionamenti qua quando si sono trovati appunto le porte chiuse. E io vi dico, beh, questa è una cosa mia, mi sto davvero chiedendo se, proprio per il manifesto, ma ve lo dico perché non c'entra con cuore, che io trovo oggi veramente un giornale importantissimo, ma bruttissimo, credo proprio per causa di forza maggiore, insomma, mi chiedo se con una testata così gloriosa, cioè se è una domanda, non è che la risposta preconfezionata, però mi chiedo davvero, ed è una domanda radicale, questo lo so, cioè se ha senso continuare a fare un giornale quando non ce la fai più. Cioè, guarda, penso, non so voi, io appunto è una battuta anche troppo facile, ma se siamo contro l'accanimento terapeutico, appunto, se siamo contro le lunghissime agonie, io sono contro anche le lunghe agonie delle realtà, cioè una cosa bella che tu vedi imbruttirsi sotto gli occhi e agonizzare per 3 anni non è una cosa che io farei molto volentieri, cioè, non so a chi serva, a chi la fa, a chi la legge, non lo so, me lo chiedo. Anche la Fiat un po' di anni fa, allora continuano a fare le macchine. Pare che la Fiat vada piuttosto bene, quindi. Sì, ma in realtà è perché stanno lucidando l'argenteria fra poco. Sì, dici. Prendono tutto. Sono tutti artifici, poi contabili, è loro. Io vorrei sapere una cosa, però, cioè a distanza, cioè è passato qualche anno, no? Soprattutto dall'inizio di cuore, ed è cambiata nel frattempo anche la politica e la società italiana. Cioè, secondo me le condizioni di base, cioè quello che dici sul fatto che effettivamente il giorno di uscita, cioè c'erano molte persone che compravano cuore, e si ritrovava anche a scuola a volte, nel senso che gli studenti, alcuni avevano appunto il giornale e lo leggevano. Cioè oggi questo tessuto, sia di persone, cioè della società, sia il tessuto politico su cui far satira, però con quello spirito che aveva a cuore, c'è ancora? Il tessuto sociale penso di no, appunto, effettivamente no. Ed è un problema grossissimo, effettivamente, uno dei più grossi, insomma. Continuo a pensare che il terreno, invece, cioè, l'avversario, diciamo così, ci sarebbe ancora, cioè non è quello il punto. Per me il punto cruciale è proprio il tessuto sociale, che non c'è. La tua base, per usare un termine già vecchio, la tua base di consenso, cioè sicuramente sì, una delle ragioni appunto per cui sarebbe difficile farlo oggi, non solo trovare chi lo fa, ma realmente, cioè non so se sarebbe aggregante, però vedi anche qui, io davvero proprio, io a molte domande importanti non ho risposta, ve lo dico sinceramente, poi ci mancherebbe. Da un lato penso che questa analisi sia vera, no? Però è anche vero che su terreni così scivolosi non c'è mai la controprova, no? Quindi non lo so, cioè a me tutto sommato invece, ecco, forse una delle ragioni per cui forse la ragione per cui io potrei oggi magari rimettere insieme qualcuno e rifare una cosa di serie è proprio vedere se davvero una cosa così non aggregherebbe, perché qualche dubbio ce l'ho. E qui c'è un discorso generale sulla politica, cioè nel senso che secondo me la politica fa ormai da più di 20 anni, forse anche prima, non lo so, da 30 di sicuro, da 74, che per me è una data importante di sicuro, la politica ha sempre un'opinione della società molto più arretrata di quanto la società non sia, questo sempre, è una cosa spaventosa. Non riesco neanche a capire come sia possibile continuare a ripetere questo errore all'infinito quando sei smentito continuamente dei fatti, no? Dal referendum sul divorzio fino alle primarie, per dire due cose che non c'entrano niente l'una con l'altra, no? Sei regolarmente smentito, ma tu hai sempre. Quindi, allora, non vorrei che noi, adesso mi metto dall'altra parte, facessimo lo stesso errore, cioè da un lato facessimo un'analisi giusta, perché è chiaro che la disgregazione è stata pesantissima sul terreno sociale da tutti i punti di vista, no? Però è anche vero appunto che forse noi stessi commettiamo l'errore di pensare che non ci sarebbe una base di lettori, io insomma, ripeto, forse lo farei proprio, la ragione più forte per farlo sarebbe smentire questa cosa che non ha mai la controprova. Perché ho il sospetto che forse anche noi poi alla fine rischiamo di fare l'errore della politica, appunto, di essere più indietro, più di quello che è il paese reale cosiddetto davvero, insomma.
non, sarebbe tragico fare lo stesso errore, effettivamente, almeno per me lo sarebbe, anche personalmente. Chi è che fa satira oggi, secondo te? Mi sembra nessuno, così a naso, non è che leggo proprio tutto, ma anche in TV non vedo cose, cioè Striscia la Notizia non è satira, Dandini non fa satira, qualcuno nel programma della Dandini fa satira sicuramente, Marco Re appunto, nei giornali, nella carta stampata mi sembra di non vedere nulla, poi magari mi sono perso qualcosa, me lo dite voi, però non mi sembra davvero di vedere nulla. Qui c'è proprio terra bruciata, effettivamente. Forza Italia, mi è piaciuto. Come? Forza Italia. No, non mi è piaciuto tanto, ma quello, ecco, quello io lo chiamerei comunque satira, effettivamente. Lì c'erano tutte le caratteristiche, cioè l'interlocutore giusto, i 360 gradi, insomma. Poi, vabbè, dopo entro in balli gusti personali, non mi è piaciuto neanche Ballarò l'altra sera, insomma, non mi ha fatto ridere, insomma. Però quello è un problema... Comunque se la satira non fa ridere, è uguale, non è che la satira la fai per far ridere, però se non fai ridere è un problema, onestamente. Satira la fa il TAN, ovviamente. La fa? Al TAN, il maestro dei maestri, per me, il sommo, cioè lui sì, ecco, mi stavo dimenticando la cosa più importante, lui la fa tranquillamente, regolarmente, tutti i giorni, per me lui è davvero Dio, insomma. Alla fine anche poco Vauro, poco LK sono miei amici, lavoravano per qua, ma non, Altan io credo che è uno che riesce a fare veramente satira senza, cioè con un suo tratto anche linguistico preciso, sconvolgente, ammirevole, insomma, senza però essere ripetitivo da più di 30 anni. È una cosa pazzesca, cioè lui è appunto un genio, cioè Michelangelo per me, no, ma realmente, cioè nel suo campo è quello. Certo, lui fa solo, è una firma, non fa un giornale, insomma. L'etica nella politica, sì. Com'è cambiata da allora ad oggi, cioè che passaggio c'è stato? Non lo so, perché qui io, guarda, dell'accusa di qualunquismo non ho mai paura, perché molte delle cose che penso, cioè io, diciamo così, che se uno fa un'analisi seria o comunque credibile della realtà, non è mai qualunquista, comunque cosa dico? Cioè se io dico sono tutti uguali, no, non è la cosa che penso, ma insomma, se io arrivassi a questa frase, sono tutti uguali, che è la frase per eccellenza qualunquista, no? Ma se io te lo dimostro, cioè se non lo dico per ideologia o per appunto qualunquismo, ma se ti faccio una dimostrazione scientifica, seria di questa affermazione, non può essere qualunquismo, quindi non ho paura del qualunquismo. Dico questo perché appunto faccio fatica a rispondere a questa cosa, pur non avendo nessuna paura di questo, cioè, mi verrebbe da dire, è tutto, sono smicrofonato. No, mi... controllate se non si... No, è chiaro che mi verrebbe da dire c'è stato un imbarbarimento complessivo, cioè, rifacciamo la prova a voce, no, perché la sensazione c'è ed è forte, forse anche dimostra, però appunto dirlo genericamente non mi va e non sono poi così sicuro, cioè un po' lo penso, un po' mi freno io, sono, ripeto, non perché abbia pure di frasi forti o cosette qualunquiste, anzi mi scopro a pensare cose, ma Cuore per esempio era un giornale, già 10 anni fa veniamo così di qualunquismo, proprio perché se tu fai discorsi a 360 gradi l'accusa più facile è quella, io non mi sono mai fatto spaventare da questa cosa, però bisognerebbe in questi discorsi così difficili, così scivolosi, secondo me bisognerebbe essere bravi, avere dei dati, insomma avere, io non mi sento tra l'altro un politologo, quindi non lo so, quindi ti dico non lo so sinceramente, cioè alcune cose sono sotto gli occhi di tutti, insomma le vediamo, però dato che poi questo paese non è solo questo paese, ma sicuramente non ha memoria di nulla, ma neanche delle cose dette 2 giorni fa, quindi figuriamoci 10 anni fa, io penso per esempio che, cioè se io faccio un po' fatica a dire che le cose sono davvero peggiorate, perché temo che ci siamo dimenticati talmente tante delle cose orrende degli anni 70, 60, 50, 60, 70, 80,
Allora, se ce le ricordassimo bene potremmo fare dei paragoni sensati, insomma. Visto che non ce le ricordiamo, io per primo, insomma, anche se cerco di ricordarmi, cioè, sicuramente elementi, ripeto, di disgregazione, di, cioè, come dire, anche questo, cioè, uno vede questo Parlamento o quello berlusconiano, insomma, era una cosa, era difficile non pensare che ci fosse un peggioramento proprio grosso, qualitativo delle persone, no? Metà Parlamento pieno di avvocati di Berlusconi, insomma, cioè, fai fatica. Però poi viene da pensare alla vecchia DC, alla collusione con la mafia, cioè, voglio dire, non è che prima ci fossero poi delle cose così entusiasmanti, erano diverse, questo di sicuro, però dire meglio o peggio è dura, secondo me, cioè, è proprio dura, insomma, o comunque bisognerebbe dirlo in modo sensato, da persone sensate. Io non ho gli strumenti per fare questo ragionamento, quindi tengo la domanda come la tieni tu, insomma, a meno che qualcuno di voi non abbia la risposta, io l'ascolto ben volentieri. Cioè, Grandi cose frivole? Ah sì, sì, come no? Non frivole. Non vedi l'ora? Due settimane fa mi sono trovato a parlare con una ragazza che fa parte di un'associazione di stranieri, no? Egiziana. Allora in pratica stanno parlando un po' delle reazioni rispetto ad alcune dichiarazioni, delle reazioni rispetto ad alcune situazioni che comunque magari succedono nel nostro paese e dell'indignazione magari che nasce, no? Allora, parlando del più del meno, in pratica, cioè, lei qua da una decina d'anni, probabilmente dal suo punto di osservazione decennale ha visto determinate cose. E parlando del più del meno, praticamente è stato fuori il suo punto di vista, cioè sul fatto che loro si incazzano ancora, noi no, ci siamo abituati a tutto. Sì, sì. Effettivamente mi ricordo, cioè nel senso, quando si leggevano alcune cose, cioè il Cuore, ma così anche altri giornali, insomma, comunque si leggevano delle cose e comunque le persone avevano delle reazioni. Adesso suscitare emozioni, anche di incazzatura, sembra diventato possibile. Sì, sì, no, ma ripeto, questo è vero, cioè è chiaro che ce l'ho fortissimo questa percezione di assuefazione, quindi che è la cosa peggiore, poi appunto, no? Mi spiego meglio, cioè, è chiaro che per me, sia personalmente, ma anche come, insomma, sarebbe molto facile, appunto, fin troppo facile dire che davvero le cose sono molto molto peggiorate, no? Allora ti dico, se parliamo di tessuto sociale, sono abbastanza sicuro che è così, insomma. Io ti ho dato una risposta un po' paradossale, so che non è neanche una vera risposta, è, come dire, un'attenzione che cerco di avere io, cioè su me stesso. Mi sposto un po' come esempio, c'è una domanda secondo me che non ha risposta mai, però è molto intrigante nella vita delle persone e che è giusto che non abbia risposta, nel senso che tu cresci e ti dicono, quando poi invecchi ti verrà da dire che era tutto meglio prima, no? Ma è un effetto dell'età, cioè è un effetto normale, cioè tutti quelli che invecchiano rimpiangono. Allora, poi tu invecchi realmente e ti sarebbe appunto dire, a rimpiangere il passato, dire tutto era meglio prima, no? Tu devi averla la domanda se questa cosa è un'analisi oggettiva dei fatti o se è un meccanismo psicologico per cui il passato è sempre più bello del presente, no? E non credo che tu ce l'abbia la risposta, perché servirebbe una distanza che non puoi avere. Allora non è che questo poi dall'altra parte ti deve esimere dal prendere in considerazione che le cose siano realmente peggiorate, no? È chiaro, è possibilissimo che sia così, come è possibile che invece non siano peggiorate, sia solo un problema che tutte le persone che invecchiano trovano che il passato era meglio semplicemente perché rimpiangono nel passato la loro perduta giovinezza, no? È questa complessità che mi interessa molto avere presente e dire a voi in questa chiacchierata, insomma,
preferisco tenere aperta questa domanda che non andare a delle risposte che poi ognuno di voi ha, secondo me, su questo, e forse le avete più voi di me. Quindi non era neanche tanto una... Poi dopo entro magari un po' più nel merito della risposta e di cosa penso, però volevo segnalarvi questa attenzione a questo problema. Cioè che c'è una allora probabilmente c'è stata davvero una suefazione, un peggioramento, ma c'è anche una suefazione in chi osserva. Questo è il punto, per cui come fai a sapere se davvero si è assuefatta una base sociale o si è assuefatto chi è stanco di guardare le stesse cose che vanno male? Io trovo molto intrigante questa domanda e trovo che non porsela sia proprio molto sbagliato e molto negativo, cioè non ti consente di essere lucido, perfino se la domanda non ha risposte. Io da me stesso pretendo di tenere aperte entrambe queste possibilità, dopodiché poi mi sento molto libero di dire questa cosa è peggiorata di sicuro, questa cosa, cioè è chiaro che Reggio Emilia saprei dirti che in che cosa è molto peggiorata da quando ero ragazzo io a oggi, cioè, te lo dico con degli esempi concreti, insomma, te lo dico vedendo le reazioni dei miei amici che da 30 anni vengono da altre città qua e che 30 anni fa dicevano una cosa, però senza appunto assolutismo, assolutamente, insomma. Quindi insomma, per me l'attenzione è doppia, sto di dire cose un po' strane, ma è proprio questa. Uno, che la sua fazione può essere anche in chi osserva e quindi molto, insomma, bisogna starci molto attenti. E due, appunto, che non hai, che questa, l'altra cosa che mi preme molto è proprio questa mancanza di memoria, insomma, che di nuovo anche questa, se tu non ce l'hai, cioè se noi fossimo abituati, un paese, ma anche una cultura generale, insomma, se avessimo una cultura civile in cui la memoria fosse molto molto solida, allora mi sentirei di nuovo più sicuro nel fare un'analisi, nel dire tutto è molto peggio oggi, perché sarei rassicurato dal fatto che abbiamo memoria di quello che è successo prima. Ma visto che questa memoria proprio non c'è nessuno, non siamo abituati a questo, bisogna fare un grandissimo, io cerco di farlo, credo anche, ma bisogna fare un grandissimo sforzo per non dimenticare tante cose, no? Allora, mancando questi due paletti fondamentali per qualunque confronto negli anni, si fa proprio fatica a dire è meglio, è peggio, è molto più facile dire che cosa, allora, mi verrebbe a dire così, non facciamo confronti, ma non facciamo sempre, lo dico un po' per paradosso, ma un po' ci credo, non stiamo sempre lì a menarcela con era meglio, era peggio, vediamo semplicemente, cioè anche questa, a me ha fatto anche piacere che i giornali ricordassero 10 anni senza cuore, no? Però sempre questa cosa del rimpianto, no? Che senso ha? Dove porta? Insomma, no? È davvero questa una cosa un po' da vecchi. L'Italia è un paese vecchio, non guarda mai avanti, ma realmente è così. La Spagna è molto diversa. Cioè, noi siamo un paese senza memoria e davvero senza futuro, perché... Allora, prendiamo però il meglio di questa cosa e dico, non stiamo a fare i confronti, vediamo oggi cos'è che non funziona. Oggi non c'è la satira, è un dato di fatto. C'è la suefazione, è un dato di fatto. Cos'è facile dire oggi? Beh, oggi è facile parlare della sinistra, sicuramente, su questo non ho dubbi, cioè che ci sia stata un'omologazione spaventosa, ma questo, dimmi un argomento qualunque, dall'A alla Z te lo dimostro, cioè che c'è stata una... Cioè, la cosa di cui sono veramente sicuro, per esempio, è che un mondo che si dice senza ideologie invece ha un'ideologia precisissima che ha vinto e che ha vinto al punto tale, è tipico delle ideologie queste, ha vinto al punto tale da non presentarsi più come ideologia, cioè questo discorso che per cui ti viene detto, no? Questo non così, ma insomma il concetto è questo qua, questo è il mondo migliore possibile, comunque bisogna fare i conti con la realtà, il realismo, cioè questa cosa che viene appunto presentata come anti-ideologica, cioè come la cosa più pragmatica del mondo, è invece un'ideologia, è l'unica ideologia, è un'ideologia totalitaria, è un'ideologia che ha vinto, è un'ideologia che ha raso al suolo qualunque sinistra, no, qualunque no, comunque gran parte della sinistra. Di questo sono molto sicuro, qui sono sicuro anche sui confronti, cioè io so che grandissima parte della sinistra da 20 anni a questa parte ha preso come proprio punto di osservazione della realtà non la propria esperienza e i propri valori, ma quello che gli veniva
detto dall'avversario. Quando tu sei in questa situazione qua non hai più speranza, chiaramente, perché è chiaro che non è più un problema di lotte o di situazione sociale. Se tu perdi il senso di te e se assumi come occhio sul mondo quello che il tuo avversario intelligentemente, ma anche in modo, come dire, non certo per amore della verità, ma per interesse, ti instilla, beh, se tu apri il varco a questa cosa lì, veramente. Allora, su questo sono molto, molto sicuro, questa è una vera tragedia, è un disastro, e su questo io non ho dubbi che sia stato un peggioramento assoluto. Questo penso di poterlo dimostrare tranquillamente, cioè che c'è stata un'ideologia che ha non solo vinto, ma così vinto da far passare la propria come non ideologia, quando lo è l'unica che c'è, quindi addirittura è una cosa assolutamente totalitaria, non permette, non ha spazi per nessun tipo di contropensiero, insomma. Questo allora per me è il dramma vero, cioè su questo io posso anche fare dei confronti, su altre cose, per esempio sui partiti faccio più fatica, ti dico la verità. Cioè, se tu mi chiedi, è peggio Forza Italia o la DC di De Mita che oggi è nell'Ulivo, io vorrei discuterne molto, cioè vorrei fare 10 giorni di scuola, cioè dopo magari prendiamo una decisione, ma non mi sentirei mai di dirti un sì o un no facile. Nei bar senti invece dire da quello che è rimasto della sinistra che sicuramente è peggio. Io non sono tanto sicuro, anzi vedo che i meccanismi sono molto simili, insomma, i meccanismi del consenso, cioè, vedo molte più cose simili, quindi su quel terreno lì non ti so dire. Sul terreno della cultura politica invece, dei valori e della vittoria di una ideologia sulle altre, su quello sono proprio certissimo, cioè poi posso sbagliare, ma ripeto, lì mi sento di darti dimostrazioni fino a domattina proprio. Scusate la menata e il comizio, però per me l'esempio massimo di questa cosa è veramente il discorso sul realismo e sul pragmatismo in qualche modo, no? Guardate che sono 20 anni, forse di più, che ci massacrano con la storia che gli altri, per me ci sono gli altri ancora, ci massacrano sul fatto che non si può avere una società totalmente alternativa a questa, perché non ce n'è mai stata una al mondo, no? E dove ci hanno provato è stato un disastro. Allora, questo discorso, che è un discorso, non so dove andrà questo, vabbè, io dico, è un discorso assolutamente del cazzo, cioè è una cosa, ma dal punto di vista logico è un discorso del cazzo. Hanno cominciato 25 anni fa, io troviamo una persona in Italia che non pensi questa cosa, cioè che in qualche modo, anche se non la pensa, che non si sia fatto un po' convincere da questa cosa qua, no? Allora io vi dico, ma siamo matti, cioè ci siamo bevuti il cervello e molto più del cervello. E io ho un sillogismo in testa chiarissimo, cioè adesso mi appassiono, mi accalori, mi spero mi venga un infarto, perché è una cosa talmente fuori di testa che veramente ho la bava alla bocca, veramente. Guardate che la politica si è presentata, l'economia, sempre più come una scienza, no? Cioè, è questa l'altra ideologia, cioè non come è la scienza del possibile, è comunque una scienza, cioè, ci sono gli esperti, ci sono le teorie, i libri, è una scienza, no? Questo possiamo anche essere d'accordo. Allora io vi dico, ma quale scienziato lavora con questi criteri? Cioè, questo criterio del quello che non c'è mai stato non ci può essere è esattamente il contrario della scienza, perché le ricerche sull'AIDS, sul vaccino per l'AIDS, sui tumori, cioè sulle malattie rare, sulle malattie, cioè tutto quello che fa la scienza, dalle stelle all'origine del mondo fino alle malattie, lavora su quello che non c'è mai stato, ma di cui c'è voglia. Allora, cosa dice la scienza? C'è l'AIDS, ho voglia di un vaccino per l'AIDS, non c'è mai stato, abbiamo anche provato 1000 volte, non ci siamo mai riusciti, ma porco cane, prima o poi ci riusciremo, e investiamo intelligenza e soldi in una cosa che appunto non c'è mai stata, anzi ha fallito fino a oggi, da 20 anni cercano il vaccino, non c'è, ma dato che serve, che ci piace, investiamo soldi, laboratori, denaro, intelligenze per trovarlo. Questo fa la scienza, investe sul futuro, su una cosa che non si è mai vista, ma di cui c'è molto bisogno e molta voglia. La scienza della società, cioè la politica, dice no, io devo fare una cosa il meglio possibile, perché una cosa che non si è mai vista non ci sarà mai. Ma è un ragionamento scientifico questo qua, oltre che essere completamente da dementi. Beh, questa cosa invece la pensano tutti, cioè di fronte a una cosa così tacciono tutti. È qui che io dico che l'ideologia
capitalistica in senso lato ha davvero vinto, perché se è riuscita a convincere tutti, destra, sinistra, centro, di una cosa così da imbecilli e che però impedisce ogni ricerca del cambiamento, allora veramente ha vinto in maniera terribile. Cioè, fino a che non si sarà smontato questo meccanismo, non ci sarà nessuna alternativa possibile di nessun genere. Perché l'orizzonte sarà sempre più piccolo, cioè se il tuo orizzonte è il meglio che si può fare di quello che hai visto, non puoi che scendere invece che salire, e questo è matematico. Allora, a me sembra questo il punto vero di caduta dell'etica, della politica, della satira, della società. Insomma, su questo mi sento di poter veramente sfidare chiunque. Su altre cose, ripeto, che vanno anche per la maggiore, un po' meno. Cioè io per esempio davvero non vi so dire se la DC collusa con la mafia è peggio o meglio di Berlusconi, non lo so. E molta di queste DC sta nell'Ulivo, quindi io veramente, cioè... Ognuno poi tragga le sue conclusioni. Io, ripeto, questa cosa non la so. Beh, adesso avete voluto quello che forse volevate. La base sociale ricerca, no, delle rappresaglie di pensiero tipo Grillo, tipo queste cose qua. Paga il biglietto, va nel palazzetto e esce sorridente, incazzato. Quindi una reazione la cerca, certo. C'è un sacco di gente che non sa usare il computer, che però impara ad andare sul blog, lo usa. Quindi probabilmente quello che ti fa pensare a una sfida nel vedere se questo mondo di strisce notizie, veline, amenità varie, possa essere anche interessato a un cuore due o a qualcosa del genere. Sì, sì, certo. Sì, sì. C'è comunque una parte certo. Che cerca quello che non c'è mai stato. Assolutamente, ma visto che io sono qua a dire questa cosa, è ovvio che come meglio dico che le percentuali sono sconfinatamente piccole, insomma, no? Cioè, perché l'ideologia, davvero, l'ideologia che ha vinto ha raso solo questa cosa, ma è chiaro che appunto se sono qua io, siete qua anche voi. È il caso di essere ottimisti della società, dico che è più avanti. Ah, è quello, è quello che ho detto prima, infatti per quello io mi vado molto piano a dire che è tutto peggio o non si può fare niente o è tutto terribile, proprio perché non voglio fare l'errore dei politici che sono molto indietro rispetto, no, è assolutamente quello, infatti, come dire, non ho abboccato tra virgolette questo tipo di donne, ma nel senso che non abbocco con me stesso, insomma, cioè, c'è davvero una parte di discorso, insomma, più che qualunquistico, appunto, poco pensato, insomma, nel dire è tutto sta peggiorando, insomma. bisogna vedere che cosa sì, che cosa no, e non farsi prendere troppo dai genericismi, questa per me è la cosa. Però che il movimento dall'alto sarà difficile che arrivi. No, dall'alto non arriva di sicuro, ma non mi sembra mai che sia arrivato, cioè per definizione credo che non sia mai arrivato nulla dall'alto, credo. No, ma seriamente, cioè dall'alto non... No, cioè, ti trovi di fronte a gente che cerca, che scrive sul blog di Beppe Grillo, Grillo entra in politica. Cioè per me è gente un po' smarrita. È già un discorso diverso quello che hai fatto prima, cioè perché... Sì, lo so che è un discorso diverso, sarebbe divertente vederlo in politica, ma stride la cosa, nel senso che uno quando va a sentire Grillo o va sul blog o delle cose del genere, oramai non fa più distinzione fra un documento e una cosa detta da Grillo, anche se a volte Grillo parte dagli documenti, anzi molto spesso. Sì, sì, infatti. E quindi manca anche di senso critico, forse, è una cosa che non viene più insegnata. Sì, ma ripeto, lo dici per l'oggi, ma per me questa cosa vale anche, valeva 10 anni fa e valeva anche 20 anni fa. Cioè, guarda, il famoso 68, cosiddetto, no? Il punto vero su cui... secondo me, su cui è ancora aperta la domanda, è proprio quella lì, cioè il 68 è stato un movimento assolutamente dal basso, lo sappiamo, cioè è scontato, lo sappiamo tutti, c'erano stati distrutti, ed è stata una cosa che invece poi ha scelto di entrare nelle istituzioni, cioè dal Parlamento, cioè, io anche su questo non ho risposto, cioè io so che persone che... cioè, è chiaro che c'è un effetto assorbimento, un effetto materasso molto forte, no? Però è anche chiaro che almeno alcuni esponenti che erano i miei leader, diciamo, sessantottini, hanno ottenuto molte, hanno fatto molte cose. Quindi io non so dare un giudizio, cioè
So che il punto è sempre questo qua, cioè questa è una domanda seria, grossa, interessante, che non ha secondo me risposte semplici, cioè mentre è semplicissimo dire dall'alto non viene nulla, secondo me proprio per definizione e il nuovo viene dal basso, io credo di non essere ideologico, se dico, o comunque io ho anche una, io rivendico di avere un'ideologia, quindi posso anche essere ideologico. Mentre mi sembra più facile dire questa cosa, dire che cosa sia meglio fare a un certo punto, questo non lo so, cioè tutte le rivoluzioni si sono poste questo problema, il 68 l'ha affrontato in un certo modo, cioè io non ce l'ho la risposta su questo, su cosa sia meglio, su cosa sia peggio, sinceramente. Tanto è vero poi che ognuno sceglie le strade, cioè. Se tu mi chiedi se sarebbe meglio o peggio che Grillo andasse in Parlamento, tu forse sei sicuro di no, io non lo so. Non è tanto una critica a Grillo. No, in generale dico se una persona così. A una persona che si